Buonasera! Ragazzi, bentrovati! Che piacere essere qui, che piacere la vostra compagnia. In un momento così come stiamo passando, è bello potersi fare compagnia qui. E oggi insieme scopriremo, cioè scoprirete, Odaka Yoga. Quindi, se siete già praticanti, troverete sicuramente delle differenze nella pratica. Il mio consiglio è quello di non focalizzarvi troppo sulle cose che già sapete, piuttosto di lasciarvi andare, di godervi il viaggio, la transizione tra una posa e l'altra e la vostra pratica. Io sono Charlotte, è un piacere e siamo pronti a partire. Siete già tantissimi, evviva! Sono felicissima. Sono felicissima che Freddy abbia fatto questa iniziativa perché è un modo per stare tutti insieme, per sentirci tutti uniti e abbracciarci virtualmente. Io direi di iniziare. Lascio attivi i commenti e poi magari alla fine ci prendiamo qualche minutino se avete qualche domanda o se vogliamo scambiarci qualche parolina. Io sono qua. Ciao a tutti! Ciao! E partiamo! Se sto qui a salutarvi, sennò non si parte più. Quindi buona pratica a tutti, ci vediamo dopo! Quello di lasciarvi sedere in comoda posa. Ok, a gambe incrociate se riuscite. L'importante è che il vostro bacino sia bello libero e che la vostra schiena sia dritta e non vi dia fastidio. E quindi, lasciate che le mani si poggino sulle ginocchia, gli occhi si chiudano e lasciatevi espirare completamente dal naso. E poi riprendete a respirare normalmente, naturalmente, senza cambiare il vostro respiro, semplicemente osservatelo, senza intervenire. Ascoltatevi. Questa è la tua pratica, è il tuo momento di ascolto, di riconnessione profonda con il tuo corpo. Continua a respirare, osservare il tuo respiro. E senti se il respiro rimane nel petto, se riesce a scendere giù in profondità nell'addome. Se ti senti in affanno oppure se riesci a scivolare giù con facilità, semplicemente osserva senza giudizio. Porta una bella curva all'insù sulle tue labbra, la pelle del viso che si distende, la fronte, gli zigomi, le mascelle. Schiudi le labbra per rilassare la mascella. E le spalle scivolano al tappetino, le clavicole si aprono, i tuoi ischi ben radicati a terra. Quindi senti questa estensione verso l'alto, questo radicamento alla terra. E senti come la tua colonna crea spazio. Rivolgi il tuo respiro lì, tra le vertebre. Lasciale respirare. E che meraviglia poter rallentare. Dilatare il tempo, sospenderlo. E il mento che morbido si avvicina al petto per distendere il collo. Continua ad aprire il tuo petto in avanti.
e lascia che la mano sinistra si porti davanti al tuo addome, a sorreggere il palmo destro, e poi ruota le mani sul tuo addome, esattamente 3 dita sotto l'ombelico, 3 dita all'interno, nel tuo baricentro, in quello che in Hodaka Yoga chiamiamo Tandem, il tuo punto sicuro, stabile, immobile, silente, da cui tutta origine si espande all'universo e poi si raccoglie nuovamente. Lascia che i tuoi pensieri scivolino in quel punto e così la tua mente, i tuoi respiri. E che tutto si espanda per raccogliersi nuovamente in un ritmo infinito di espansione e raccoglimento, che è il ritmo del tuo cuore e che è il ritmo dell'universo. Comincia a oscillare con il tuo coccige avanti e indietro e lascia che il corpo si muova di riflesso a rotonda. E quando il coccige oscilla indietro, allora distendi nuovamente. E sentirai che il tuo corpo è profondamente connesso. Continua a oscillare e rendi quei movimenti leggermente più ampi. Sentirti curvare, espirare. E naturalmente quando radichi e stendi, l'inspirazione avviene. Non pensare in quest'ora ad una respirazione forzata, lascia che avvenga, semplicemente la respirazione di cui il tuo corpo ha bisogno. E poi lascia che le mani scivolino sulle ginocchia, arrotonda ancora, mento, ombelico, coccige che si avvicinano. E poi il coccige scivola indietro, radico, estendo, inspiro, continua ad aprire le spalle. E di nuovo premi sulle ginocchia, mento, ombelico, coccige arrotondo. Richiama te dal tuo centro. Apri. E questa volta nell'arrotondare porta anche le braccia al centro di te. Inspira, radica, sali con le braccia, continua ad aprire il petto verso l'alto. I palmi si congiungono al cielo e lasciali scivolare al centro di te, al centro del tuo cuore. Rifacciamolo ancora, arrotonda, lascia che le tue mani passino dal centro. Inspira, radica, estendi, le braccia si sollevano e lo spazio tra le vertebre. Di nuovo, scivola con le mani al centro del petto, ritrova la tua centratura, ritrova il tuo momento presente a te stesso. E le mani si portano all'attaccatura delle anche. Ruotale in avanti verso il basso e porta leggermente il tuo busto in diagonale. Lasciati scuotere dal coccige. Il coccige è come se fosse la nostra codina. Come se stessimo scodinzolando. Lascia che scuota. E con questo movimento un po' buffo, in realtà andiamo a riorganizzare i liquidi all'interno, lavoriamo sul tessuto connettivo, lì dove risiedono le nostre emozioni più profonde. Spazza via, porta in superficie, scuoti via, lascia andare, le spalle continuano a scendere, i gomiti ad aprirsi e la nuca che spinge lontano in avanti. E poi lasciati rallentare, continua a sentire il movimento echeggiare all'interno, come se vibrasse all'interno della tua colonna vertebrale. E lasciati richiamare. Scivola di nuovo con le mani lungo le ginocchia, arrotonda la schiena. Muoviti in vortice in senso antiorario, apri le spalle in avanti, arrotonda, spalla verso ginocchio opposto. Espira, scivola indietro e di nuovo. Apri in avanti, inspira, arrotonda spalla verso ginocchio e l'ombelico alla colonna verso l'alto. Ancora una volta risveglia i muscoli della postura, massaggia i tuoi organi. E con lo stesso movimento muoviti in vortice in senso orario e il movimento
sentimento non ha mai fine, è denso e sinuoso. E parte dal centro di te per espandersi in direzioni opposte e di nuovo ricompattarsi al centro. Lascia che avvenga senza forzare. E poi un altro vortice in senso antiorario. Richiama te dal centro e la mano sinistra si porta sul ginocchio destro, il dorso della mano sul ginocchio, apri il petto, la mano destra che spinge via lontano indietro, portati in torsione e lo sguardo si porta sulla spalla avanti, lontano, radica i tuoi ischi, strizza dall'interno e l'ombelico è sempre richiamato verso la colonna. Ancora lo sguardo indietro, solleva il braccio destro e lasciati curvare, il dorso della mano sinistra che continua a premere contro il ginocchio, lasciati aprire, non sollevare a rischio se puoi, radicalo a terra e allungati dal centro di te. E dal centro lasciati richiamare, il braccio destro passa sotto il sinistro, aggancia il gomito. E poi porta la mano davanti al viso, il palmo sinistro al cielo, se vuoi. Indice e pollice che si sfiorano per non disperdere energia, scivola con le spalle verso il basso e lo sguardo a sinistra, lontano. E i gomiti che scivolano a terra, rilassare i trapezi. E lo sguardo ritorna al centro, il morbido si sposta verso destra. E di nuovo verso sinistra. Unisci le tue mani se puoi, in Garuda, nell'Aquila. Se non riesci, non importa. E da qui che sei, gomiti verso il tuo addome, arrotonda la schiena. E lasciati inspirare, srotola la colonna, porta i gomiti verso l'alto, che premono uno contro l'altro. Apri lo sterno al cielo. E poi lasciati flettere in avanti, lontano. Di nuovo, arrotonda, richiama i gomiti verso di te. Inspira, radica. Sospendi i gomiti, sospendi il respiro se puoi, di nuovo lasciati flettere. Richiama ancora una volta e senti l'onda nascere dentro di te. Inspira, sospendi e poi apri le braccia e sentile morbide, come se non pesassero. Scivolare di nuovo sulle ginocchia. Prenditi il tuo tempo. Non c'è nessuna fretta. Arrotonda di nuovo, muoviti in vortice in senso orario. Arrotonda di nuovo. Ricorda, ombelico alla colonna e verso l'alto. E poi di nuovo apri. Arrotonda, crea spazio, radica e questa volta è il dorso della mano destra sul ginocchio sinistro. Piccola e dolce flessione. Torsione di inizio pratica. Solleva il braccio sinistro e lasciati flettere. Ricorda, l'ischio sinistro rimane radicato a terra. Apri le costole, lo sguardo, il petto. Senza collassare, c'è sempre una forza all'interno che ti sostiene. E dal centro richiamo, il braccio sinistro passa sotto al destro. E il palmo è al cielo, l'altro davanti al viso, apri il petto, scivola con i gomiti verso il basso. Unisci pollice e indice se vuoi e lo sguardo lontano a destra. Richiama te a sinistra. E di nuovo a destra. Unisci i tuoi palmi. Di nuovo portali verso di te e srotola la colonna. Lascia che le lombari ti sostengano, inspira, sospendi, i gomiti al cielo e così il petto lascia andare lontano. E di nuovo, richiama te e dal centro sviluppa un'onda. Sospendi il respiro e poi lascia andare. Richiama ancora. Inspira, sospendi, un gomito contro l'altro e poi apri. Che meraviglia, è come se il respiro ti esplodesse dentro.
rastrelli delle mani avanti a te. Prova a posizionare un dito per volta. E poi tira a te il tappetino. Sentirai le tue spalle stabilissime, come se ti sostenesse. E poi, come se volessi allungare il tappetino, spingilo in avanti, arrotonda la schiena. Di nuovo, mento, ombelico, coccige che lavorano di concerto. Tira a te il tappetino, il coccige indietro, il petto che si apre in avanti, le anche che si sbloccano. E di nuovo, arrotonda, spingi via. Morbido, sinuoso. Richiama te verso il tuo centro, di nuovo sblocca il bacino e se puoi sollevati e portati in quadrupedia. E senti i talloni spingere indietro, le mani ben aperte. Crea un piccolo solco e tira leggermente a te il tappetino, di nuovo stabilizza le spalle, l'ombelico richiamato alla colonna. L'interno delle cosce è leggermente attivo, è da qui che sei, rifletti, senza aprire i gomiti, scivola indietro, il bacino ai talloni, arrotonda la schiena, come se volessi osservarti la pancia e appena le orecchie superano la linea delle spalle, di nuovo allunga, nuca in avanti, tallone indietro, fletti, scivola indietro, arrotonda, è un'onda che non finisce mai e la mente è in quell'onda. Non si ferma sulla posa, ma si gode la transizione, il viaggio. Arrotonda nuovamente, porta i talloni a te. Poi lascia scendere il bacino a terra, srotola una vertebra poi l'altra, il mento è l'ultima cosa che si apre. Apriti nel cane a faccia in su. Solleva leggermente le gambe da terra, quindi le ginocchia. Attiva i colli del piede, apri le spalle, le clavicole. E spingiti via dalle mani. Rimani un istante. E di nuovo, mento, ombelico, coccige, richiama, scivola ancora indietro. E di nuovo, un'onda di point break. E con la prossima, fletti di nuovo il petto a terra, senza aprire i gomiti. Sali sulle ginocchia e continua la stessa onda, le mani sulle anche, fletti in avanti. Richiama, arrotonda, dal centro. E l'interno delle cosce è sempre attivo, ti sostiene, apri le spalle di nuovo. Arrotonda, scivola, senti le sue lombari sostenerti. Porta se vuoi le mani proprio in questo modo per sostenere le tue lombari. Apri il petto nel cammello. E questa è la prima variante. Se sei più avanzato, porta i colli del piede a terra. Puoi afferrare i tuoi talloni. Continua ad aprire il petto. L'importanza della posa è l'apertura. Qualsiasi sia la tua variante, rispetta il tuo corpo, ascoltalo e rimani nella posa. Continua ad aprire, a spingere il bacino in avanti, il petto al cielo. Apri le spalle e il mento torna lentamente. Aiutati con le mani se hai bisogno. Il mento al petto. Riequilibra un secondo, portati in balasana, lasciati scuotere dal coccige, come abbiamo fatto all'inizio. E respira profondamente. E senti il respiro esploderti dentro, i tuoi organi all'interno massaggiati, rigenerati. Lasciati srotolare di nuovo. Attiva le dita, peso sulle mani, solleva le ginocchia, portati nel baby dog. Che cos'è il baby dog? È il cane a faccia in giù ma con le gambe flesse, per cui porta l'addome schiacciato sulle cosce, le mani che spingono lontano, le orecchie in linea con le braccia, i talloni cercano la terra, il coccige è al cielo. E respira. Respira profondamente. Sali sugli avampiedi se puoi. Arrotonda ancora la schiena, libera i tuoi flessori e poi prova a planare con i talloni a terra. E sei down dog completo. Rimani nella posa. E i talloni spingono leggermente all'esterno per liberare il bacino. I polsi si incontrano al centro. Ed è come se le tue scapole volessero incontrarsi al centro della schiena. Rimani nel dog e poi di nuovo fletti le gambe. Di nuovo, genera un'onda dal coccige, lasciati srotolare, portati in plank. E il segreto è sentire i talloni che continuano a spingere indietro. E dal plank,
Oggi sono buona perché è la prima lezione. Portiamo le ginocchia a terra. Di nuovo, senza aprire i gomiti, fletti. Risali. Ancora una volta, avvicina il petto a terra. E poi porta petto, spalle, il mento, le ginocchia e i piedi, in Ashtanga Namaskara. Non aprire i gomiti, continua a spingere lontano con le mani in avanti. E i piedi ai glutei, di nuovo dal cogito srotola a un'onda. Sollevati nel cobra, semplicemente. Le mani che spingono indietro, il petto che si apre. E poi portati a terra. Afferra il collo del piede per un istante, il pube schiacciato a terra, l'ombelico. Stira il quadricipite. Porta il tallone al gluteo e respira. Respira. Per poi afferrare il taglio interno del piede. La mano destra che ti sostiene, spingiti via da terra fin dove arrivi, senza forzare troppo. È la mano che spinge via. Guarda bene, la mano non afferra il taglio esterno perché sennò chiudi la spalla. Il taglio interno per aprire il pettorale. Respira, continua ad aprire e sorridi. Richiama a terra. Fai la stessa cosa con il piede destro. Afferralo, porta il tallone al gluteo e stira il quadricipite. Cerca di portare le anche a terra e così l'ombelico. Per poi afferrare il taglio interno del piede, ricorda, la mano sinistra spinge via la terra, solleva leggermente il ginocchio se puoi e tirati su. Apri il petto, il cuore e al contempo tonifica i muscoli del dorso. Richiama. Riattiva le dita, scivola indietro, arrotonda. Di nuovo, mani che premono a terra, baby dog. Come abbiamo fatto prima, sali sulle avampiedi, distendi le gambe, sei down dog. Respira profondamente, rifletti le gambe, scivola con il baricentro a sinistra, richiama la gamba destra, arrotonda la schiena, portala tra le mani, fai un passo avanti, morbida, leggera. Ruota il tuo tallone, portalo a terra. E da qui che sei, quando ti sentirai ben radicata, il ginocchio anteriore spinge in avanti, il tallone indietro, srotola. Inspira, sali. Sali con le braccia e ti sentirai stabile, radicato. Guerriero 1, affonda in avanti. Ricorda, il ginocchio non supera mai la linea delle dita. E lascia che i gomiti scivolino lungo il corpo. Ritrova l'intreccio dietro la schiena, ancora apri il petto e chinati in avanti nel guerriero umile. Lascia che il respiro ti attraversi, che accompagni ogni gesto. Dagli indici richiama, apri il petto e porta la mano destra vicino al tuo piede. Richiama dal centro, apri il braccio. Portalo parallelo al tuo orecchio, continua ad aprire, a spingere con la spalla contro il ginocchio contro la spalla e sentirai allungarti al tempo stesso attivazione. La mano sui lombi, continua ad aprire il petto al cielo, se puoi distendi la gamba, soltanto se riesci, se non senti fastidio. Riporta il braccio verso l'alto. Se non sei comodo qui, puoi portare la mano sulla tibia, oppure piegare la tua gamba anteriore. Lasciati richiamare. Porta la mano sinistra a terra, ruota anche la gamba posteriore e solleva il braccio destro mentre l'addome si schiaccia contro la coscia. Senti le teste dei femori contrarsi al centro. E poi scivola a terra, ginocchio a terra, collo del piede, richiama. E ancora dal centro, lasciati srotolare e affondare. Anjana Yasana. E il ginocchio posteriore che spinge in avanti. Continua ad aprire il petto al cielo. Apri e radica al tempo stesso. Affonda. Qualunque sia il tuo Anjana Yasana sarà bellissimo e perfetto. Puoi portare anche le mani a terra se ti è più utile. E oggi
Apriamo il cuore, apriamo il petto. Richiama a te. Attiva le dita della gamba posteriore. Prova a distendere la gamba anteriore. Ardha Numasana. Se non si distende la gamba, non importa. Preferisco la gamba piegata e la schiena diritta piuttosto che la gamba tesa e la schiena curva. Tira a te il tappetino. Continua ad aprire il petto. Genera un'altra onda e riportati in affondo. Fantastico. E poi gli avambracci a terra. Riattiva il piede posteriore. Spingi lontano il tallone indietro. Solleva il ginocchio. E da questa posizione riportati sulle mani, ruota il bacino. In questo modo senti l'attivazione del taglio del piede esterno del piede, solleva il braccio destro al cielo e poi affonda con il bacino verso il basso e sentirai i rotatori dell'anca stirarsi. Richiama il cielo, solleva, spingiti via con la mano, senti questi muscoli attivarsi, il bacino è verso l'alto e puoi rimanere qui, è già fantastico. Oppure unisci le gambe e continua a spingere il bacino verso l'alto. Seconda variante, terza variante. E per oggi ci fermiamo qui. Riporta il piede destro in avanti, affonda. Radica bene le mani, sposta il baricentro a sinistra. Cane a tre zampe. Stessa modalità del cane, la faccia in giù, spingi in avanti il tappetino e le orecchie parallele alle spalle, il tallone che trova la terra, la cerca. E da qui che sei, sali di nuovo sull'avampiede, arrotonda la schiena, fletti il ginocchio e poi incrocia la gamba destra davanti alla sinistra e spingi di nuovo via con le mani e sentirai il tuo nervo sciatico distendersi. Respira, di nuovo coi talloni cerca la terra, trova la tua posa, lasciati trovare dalla tua posa. E rimani, ascoltati, percepisci la trasformazione, il tuo corpo che si adatta, fluido come l'acqua. Svincola la gamba avanti, riporta le ginocchia a terra e di nuovo sei point break, scivola con il petto a terra, arrotonda il bacino ai talloni, inspira ed espirando di nuovo cane a faccia in su e ti sembrerà di farlo da una vita, solleva le ginocchia, apri il petto, richiama di nuovo, mento ombelico coccige, scivola indietro e di nuovo stessa cosa ma a sinistra. Siamo baby dog, sali sugli avampiedi, arrotonda la schiena, libera i flessori ed ora puoi andare in down dog. Respira, ripiega le gambe, scivola con il coccige a destra e porta questa volta la gamba sinistra tra le mani e il tallone posteriore che ruota. Quando ti senti stabile, radicato, allora srotolati e dal centro di te di nuovo apri il petto, sboccia, affonda, richiama, scivola con i gomiti dietro di te, ritrova l'intreccio, apri il petto, continua a spingere lontano col tallone e poi flettiti, chinati alla terra, chinati alla natura. Lasciati richiamare, sono le dita che guidano l'azione. E porterai la mano sinistra, taglio interno del piede, richiama a te. Ritrova quella centratura, quel movimento che parte dal centro di te. E il braccio è parallelo all'orecchio, e il tallone che spinge lontano, come se qualcuno ti tirasse dal tallone e dalla mano. E sentirai il fianco distendersi incredibilmente. Mano dietro ai lombi, apri il petto ancora, distendi la gamba avanti solo se puoi, solo se non senti fastidio, e il braccio al cielo, respiri, sorridi,
stretti di nuovo la gamba. E questa volta porta la mano destra a terra, la sinistra al cielo. E senti l'addome spingere contro la coscia e viceversa. E da questa posa, ricorda, spingi il peso indietro sul taglio esterno del piede e poi il bacino a terra, morbido e leggero. Senti tutta questa fascia muscolare distendersi e poi richiama. Di nuovo sali, attiva questi muscoli, la muscolatura addominale laterale. Rimani qui se vuoi oppure unisci le gambe. Ricorda, non collassare, spingi via e rimani qui. Oppure rimani ancora un istante, solleva il piede, riportati in affondo avanti, di nuovo distendi un istante, sposta il baricentro a destra e di nuovo sei Tripadada Mukha Svanasana, cane a tre zampe, i fianchi paralleli, sali sull'avampiede, di nuovo porta il ginocchio a te, espira profondamente e poi incrocialo davanti alla gamba destra e di nuovo spingi via lontano con le mani mentre i talloni cercano la terra. Il mento è al petto, distendo il collo e trova la tua posa, senti oscilla per trovare la posa adatta a te, dove senti trasformazione, dove senti che c'è spazio da guadagnare. Per poi tornare con i piedi paralleli e lentamente unisci lentamente i piedi alle mani, cammina verso le mani, abbraccia un istante i tuoi polpacci, il naso alle tighe e rilassa semplicemente senza mettere alcuna tensione. Senti la gravità agire sulla posa, ricreare spazio tra le vertebre. Lascia cadere. Respira. E lentamente sciogli le braccia, lasciati srotolare i talloni che premono a terra. Inspira, sali con le braccia al cielo. E di nuovo, come inizio pratica, scivola con le mani al centro di te. A sfiorare il cuore, dal cuore lasciarti sbocciare in un fiore di loto. Richiama a te, stiamo creando spazio per permettere all'energia di fluire all'interno, energia nuova. Apri il petto, scivola a terra, il baricentro si sposta indietro, non pesare sulle gambe. Richiama a te, ruota i polsi e spingi via l'aria come se fosse densa, come se nuotassi in un oceano di miele. Di nuovo arrotonda, riconnettiti al tuo centro e dal tuo centro lasciati aprire. Ed è una danza di ombre. E senti sinergie crearsi nel corpo, riscoprire la connessione tra tutte le parti del corpo. Lasciati sospendere, cullare dal tuo movimento. Lasciati srotolare ancora, ruota i polsi e spingi le spalle verso il basso mentre le braccia si aprono. E ancora una volta rotonda, lasciati aprire e scivola con le mani al petto. Rimani un istante in ascolto e senti il peso sulle piante dei piedi, senti l'importanza semplicemente di stare in piedi, del respiro che avviene. E il tuo respiro è il mio respiro. Ricorda, siamo connessi nel piccolo, nel micro, nel macro. In questo istante sei dove dovresti essere. Non pensare a quello che potrebbe essere. Sei qui semplicemente. È meraviglioso. Premi le mani contro il tuo petto, sentire il cuore battere all'interno.
Scivola con il coccige a sinistra, richiama la gamba destra a te. Lasciati aprire in Shiva se la conosci, il ginocchio che punta al cielo, il tallone verso il basso. Radica bene il tallone di terra, richiama al centro, ricompatta le tue forze, portati nel guerriero 3. E il tallone che spinge lontano indietro, la nuca in avanti e la mente al centro di te. Se la conosci, azzarda una mezzaluna. Soltanto se ti senti confortevole nella posa. E poi richiama il ginocchio destro verso il sinistro. E lentamente, come una farfalla, scivola a terra. E sei Gomukha. Rimani un istante. Afferra il ginocchio sinistro, apri il petto, radica gli ischi. E lascia che il braccio destro, l'avambraccio, si apra all'esterno. Sollevalo verso l'alto. E la mano dietro di te, al centro delle scapole. Fai la stessa cosa con il braccio sinistro, richiama a te. Il gomito al fianco, apri l'avambraccio, lavora di biomeccanica. Ruota il polso, ruota la tua spalla. E se puoi, afferra la mano sinistra alla destra. Se non riesci, non importa. Afferrati la maglietta. E il gomito destro al cielo, il sinistro che ruota verso il basso. E tu sei qui semplicemente a respirare. A goderti il tuo corpo che si trasforma. Come l'acqua si adatta. Schiudi le braccia, lascia ancora che si aprano, riportale in avanti, sposta il baricentro avanti, il peso sulle mani, svincola la gamba destra, riportati in Uttanasana per un istante, l'addome alle cosce, premi col pastrelli a te, guarda lontano in avanti, in Ardha Uttanasana, ricorda i talloni spingono sempre leggermente all'esterno, richiama il naso alle ginocchia, lasciati srotolare, inspira, solleva le braccia, e scivola con le mani al petto e il coccige si sposta a sinistra, Shiva dall'altra parte, il ginocchio sinistro che si solleva, ricorda il ginocchio spinge in diagonale verso l'alto, il tallone in diagonale verso il basso, richiama a te, ritrova la centratura, la presenza e dal centro di te lasciati portare in guerriero 3, la nuca in avanti, il tallone lontano indietro e se vuoi mezza luna, altrimenti rimani in guerriero 3. Apri lo sguardo e leggero ginocchio che sfiora l'altro, portati a terra e sei di nuovo Gomukha. Afferra il ginocchio, radica i tuoi ischi, respira e questa volta il braccio sinistro che si richiama verso il centro. Muoviti a ritmo di onde, lascia che il tuo corpo diventi morbido, sinuoso, accogliente. Richiama a te. Apri il braccio destro, come abbiamo fatto prima. Ruota il polso, la spalla, allunga. E poi cerca la mano sinistra. E di nuovo, se riesci, afferra le mani. Altrimenti afferra la tua maglietta e andrà benissimo lo stesso. Non c'è nulla di più bello che ascoltare il proprio corpo, rispettarlo, conoscerne i limiti e ogni tanto sfidarlo, uscire da quella zona di conforto. Schiudi le braccia. Libera la gamba destra, sollevala da terra, portala in una svastica sospesa, io la chiamo. Il ginocchio richiama verso la spalla opposta. La gamba si distende in avanti, come se il tallone volesse toccarmi. Sospendi, poi portala leggera a terra. E come abbiamo visto all'inizio, richiama l'ombelico a me. Muoviti in vortici in senso orario.
lascia che il tuo corpo rallenti. Richiama spazio all'interno e da qui la mano destra sul ginocchio opposto, la mano sinistra con i polpastrelli a terra che spinge via. Ricorda l'ombelico richiamato alla colonna e puoi portare la mano sinistra all'attaccatura dell'anca opposta. Se sei ancora più avanzato, potresti portare il piede sinistro nella zona inguinale e afferrare con la mano sinistra il piede, qualunque sia la tua posa. Conquistala senza forzare, un passo per volta. E per il sistema nervoso non cambia, l'effetto è lo stesso, continua a strizzare via. Detossina il tuo corpo, riossigena i tuoi organi, lascia che le scorie escano da te, purifica i pensieri. Richiama, riporta le spalle in avanti, rimani in questa posizione se sei comoda oppure porta la pianta del piede sull'interno coscia. Ritrova la connessione tra mento e ombelico coccige, scivola in avanti, continua a spingere lontano col tallone, come se mi volessi toccare. E di nuovo sospenditi il mento e ombelico coccige. Allontana in avanti, mentre il coccige spinge lontano indietro. Richiama ancora, mento e ombelico coccige. Lascia che il respiro avvenga. Lasciati sospendere, allungare. E in quella sospensione trova la tua posa e lasciati posare. Rimani, respira. Lasciati srotolare, morbido. Una vertebra e poi l'altra. Senza fretta, ascoltati. Piega la gamba destra, sospendi la sinistra, riscivola indietro. Nella svastica sospesa richiama il ginocchio verso la spalla opposta, attiva i tuoi obliqui e poi distendila in avanti, tallone verso di me e poi portala a terra, arrotonda la schiena, muoviti in vortice in senso antiorario, apri il petto e di nuovo richiama. Inspira, apri, prendi aria, energia. Inspira, lascia andare. Richiama dal centro di te, crea spazio, spiralizzati verso l'alto. E il dorso della mano destra sul ginocchio che preme via. E viceversa. Ricorda le tue varianti, la prima, la seconda, la terza. Respira in profondità. Richiama le spalle, di nuovo, mento ombelico coccige, sospendi, arrotonda, crea spazio e poi apri, rendi il tuo bacino accogliente, la tua spina dorsale e di nuovo arrotonda, lasciati sospendere, gustati il movimento. Ancora una volta, mento ombelico coccige, inspira, sospendi il tallone verso di me, la testa del femore che spinge indietro. E sentirai l'allungamento dal centro di te. Lasciati flettere, posare. E respirare. E il respiro che scioglie tensione. Piccoli blocchi emotivi. Che lasci andare, spazi via. E poi ti lasci srotolare, morbido. Una vertebra poi l'altra. Porta le piante dei piedi davanti a te. Apri le ginocchia e poi allontana ancora il tuo angolo.
nella posa di Kurmasana, la tartaruga, se la conosci. Per cui, da qui, allontana le tue tibie e le ginocchia continuano ad aprirsi. Come abbiamo fatto prima, arrotonda la schiena, connetti il mento, l'ombelico e il coccige e poi spingi lontano, apri le spalle e sentirai il bacino di nuovo aprirsi, di nuovo arrotondo. E di nuovo radica ed estendi. Richiama ancora a te, crea spazio nelle giunture, infila se vuoi gli avambracci sotto alle gambe, con i palmi che spingono a terra e i gomiti che spingono verso di te, sblocca la schiena, continua ad allungarsi, respira. E sei una meravigliosa tartaruga. Sospendi ancora un istante, continua ad allungare in direzioni opposte, le mani che spingono verso di te e poi lascia andare lontano, avvicina il viso ai tuoi piedi e le anche che si aprono e tu che entri in profondità. Ed è come se il peso che porti sulla colonna vertebrale scivolasse a terra. E non parlo solo dei pesi materiali che sei costretto a portare, ma soprattutto dei pesi emotivi, delle responsabilità, delle paure, dei dubbi. Lascia che tutto scivoli al tappetino. Distendi, respira con tutto il corpo, con ogni cellula. Continua a sentire il bacino aprirsi, ricorda che nel corpo c'è sempre spazio da guadagnare. Non importa quanto sei flessibile. E tu sei quella cosa. Ti lasci srotolare, richiamare una vertebra poi l'altra, senza freddo. E incrocia le tue gambe come inizio pratica. E il dorso della mano sinistra si porta sul ginocchio, unisce ancora una volta indice e pollice. Indice e medio della mano destra si portano sul tuo terzo occhio. Andiamo a fare Nadi Shodhana, non molto lunga. Da qui che siamo, respira profondamente, sempre dalle narici. Nadi Shodhana, la pulizia dei canali energetici. Con il pollice destro andrai ad otturare la narice destra, con l'anulare destro andrai ad otturare la narice sinistra, alternando. Continua ad inspirare ed espirare. Espira profondamente. Il pollice ottura la narice destra, lasciati inspirare solo dalla sinistra. E il mento è al petto, l'anulare che tappa la narice sinistra, espira profondamente dalla narice destra e dalla stessa narice, inspira, tappa la narice destra, apri la sinistra e espira. Continua questo ciclo, inspira, tappa, lascia andare ed espira, fallo con il tuo ritmo e continua a portare il mento al petto, distendere il collo, le spalle a terra, le lombari che ti sostengono. E in qualsiasi momento tu senta fastidio, tensione, noia, lascia andare, torna al tuo respiro. Ci riproveremo un'altra volta. Altrimenti, se sei comodo e confortevole, goditi questo pranayama meraviglioso che ti dona leggerezza, calma, senso di pace. A riequilibrare i due canali energetici principali, Ida e Pingala. Continua con il tuo ritmo e quando l'avrai fatto per 9 volte, sciogli la posa e riporta i dorsi delle mani sulle ginocchia. Fallo senza fretta. E porta i dorsi delle mani sulle ginocchia. Torna al tuo respiro e senti come è cambiato da inizio pratica. Come se il tuo corpo fosse un altro, come se ci fosse più spazio.
È come se la tua mente fosse pronta ad accogliere. Continua a respirare e a sentire quel respiro scivolare dentro e riempire ogni parte del corpo, ogni cellula. E di nuovo senti l'aria dalle narici che entra tiepida, lascia che si sospenda e poi espira sempre dal naso, senti quell'aria riscaldata lasciarti. E che meraviglia poter controllare il proprio respiro. Che meraviglia dedicarsi del tempo. Che meraviglia farlo insieme. Arrotonda la schiena un'ultima volta. Connettiti al tuo centro, richiama le tue braccia e da quel centro ancora una volta richiama. Lasciati aprire. E le mani che scivolano al centro del petto, sfiorano il tuo cuore, dal tuo cuore lasciati di nuovo sbocciare come un fiore di loto, richiama a te, sfiora di nuovo il petto, il cuore, come una carezza, inspira, sospendi, abbandonati lieve a terra, richiama energia, forza dalla terra, portala dentro di te se vuoi. Donane un po' all'universo, che in questo momento ne abbiamo tanto bisogno, di sentirci uniti, connessi. Riporta le mani al petto, chiudi gli occhi e chinati alla tua pratica, al tuo corpo. Namaste. E grazie a tutti per aver fatto questa lezione in mia compagnia. Vi ricordo che domani alle 11 ci sarà Ioana, che terrà un bellissimo allenamento di functional training, e io ci sarò, perché come abbiamo bisogno di allenare la mente, di creare spazio nella mente, anche è importante tenersi in forma, fit, scaricare. Per cui io sono qui, se avete qualsiasi tipo di domanda sarò felicissima di rispondervi. Grazie mille, sono molto felice che vi sia piaciuto. Odaka lavora su queste onde, sulla biomeccanica del corpo. Per chi è nuovo potrebbe sentirsi a suo agio praticando, però magari farsi qualche domanda sulla pratica. Avremo tempo di approfondirla insieme, staremo in compagnia un po' di tempo, per cui io vi aspetto a giorni alterni. E per praticare qui alle 18. La prossima sarà dopodomani, per cui mercoledì, venerdì e domenica. Grazie mille, grazie a Freddy che ci ha dato l'occasione di fare queste pratiche insieme. Per cui vi ricordo questa iniziativa domani alle ore 11 insieme a Ioana e poi dopodomani ancora con me. Grazie ancora a tutti e ci vediamo prestissimo. Namaste, buona serata.